Oggi vorrei, in questo nostro primo incontro, cominciare parlando della sintassi trinitaria rintracciabile in un saggio giovanile di Guardini e subito dopo della sua teoria dell'opposizione, l'argomento principale sul quale Jean Paul mi ha chiesto di intervenire. Spero che resti appunto un poco di tempo utile per l'interlocuzione con voi. Nel prossimo incontro invece parlerò, direi, più brevemente di oggi, di quella che chiamo, sempre in riferimento a Guardini, l'inversio analogie, l'inversione dell'analogia. E parlerò anche della asimmetria polare che essa mette in luce nel pensiero guardiniano, sempre con la speranza che queste riflessioni, questa mia presentazione del pensiero di Guardini possa contribuire, possa tornare utile a costruire una teorica della sintassi in teologia, per come il professor Liegi vuole un poco realizzare questo tipo di ricerca, questo tipo di prospettiva. Prima però, prima ancora di entrare nel merito del pensiero e della lezione di Guardini, vorrei dirvi che il tema percorso, il tema di questo nostro percorso seminariale, del seminario che insieme stiamo svolgendo, il tema appunto della sintassi divina, mi fa tornare in mente un film di Paolo Sorrentino, uscito nel 2011, This Must Be the Place, non so se l'avete visto, This Must Be the Place, che letteralmente potremmo tradurre questo deve essere il posto. Il protagonista del film, interpretato da Sean Penn, è un cantante rock ormai in declino, che riceve per testamento dal padre, morto da poco, il compito di ricercare e di uccidere il milite delle SS che lo aveva umiliato nel lager di Auschwitz, dove era stato deportato dai nazisti durante la Shoah quando era ancora ragazzino. Le ultime sequenze di quel film vedono Sean Penn, appunto il protagonista, faccia a faccia con quell'ex milite dell'SS, ormai vecchio, rintanato e scovato da Sean Penn in un rifugio montano, isolato e solitario, nel bel mezzo di un paesaggio invernale tutto innevato. Sean Penn punta addosso al vecchio una pistola e quel vecchio tenta, per non farsi ammazzare, di giustificarsi ai suoi occhi, dicendogli di essere stato vittima pure lui della barbarie nazista, anche se nel lager si trovava dall'altra parte del filo spinato oltre il quale suo padre e gli altri ragazzini ebrei si trovavano prigionieri. Dietro quel filo spinato, questo ex milite dell'SS, guardando i deportati, vedeva Dio. E Dio è come? E Dio è come, tenta di dire quel vecchio, senza però riuscire a definire Dio. Inibito da un colpo di afasia improvvisa, quasi che la violenza disumana vista e perpetrata nel lager gli avesse abraso dalla mente l'immagine e l'idea del divino. Nella scena finale del film, invece, risuona una voce fuori campo, quella del padre di Sean Penn, che riferisce, legge la frase con cui termina il suo diario di prigionia, che il protagonista, Sean Penn, appunto, aveva portato sempre con sé durante la sua ricerca. Poi, dice quella voce, poi, durante l'inverno, anche noi dall'altro lato del filo spinato guardavamo la neve e guardavamo Dio. Dio è così, una forma infinita che stordisce, bella, pigra e ferma, che non ha voglia di fare nulla. Come certe donne che da ragazzi abbiamo solo sognato. C'è
In queste parole, a mio parere, l'eco del disincanto di chi era stato abituato a credere nel Dio degli eserciti, in El Shaddai, nel Dio forte come una montagna, nel Dio onnipotente. Ma quel Dio non è sceso per combattere in difesa dei suoi, è rimasto a guardare come uno che non ha voglia di fare nulla. Nel film non lo si rimprovera per questo suo disinteresse, anzi lo si scusa, lo si giustifica con una pietas grandissima. Dio non ha fatto nulla perché non c'è mai stato, perché è soltanto come un sogno da ragazzi. E c'è pure nella battuta finale di questo film, di This Must Be the Place, il senso della irrilevanza pratica della concezione metafisica di Dio, della infinita forma che stordisce, bella, pigra, ma immobile. Al di là di questi rilievi ermeneutici interni al film, mi permetto di rievocarne qui questi passaggi perché mi pare che gettino luce sulla questione di cui dovremo parlare, appunto la questione della sintassi divina e perciò la questione del posto di Dio. Sintassi in greco, nel greco già dei padri della Chiesa, ha a che fare con taxis, con posto, con luogo, o anche con ruolo, con mansione. Insomma, la questione di Dio che noi affrontiamo o non riusciamo ad affrontare, come quel vecchio nel film, a seconda del posto in cui a nostra volta ci situiamo e quindi dal punto di vista da cui lo prendiamo in considerazione. La sintassi divina ha a che fare proprio con la questione del posto di Dio e risponde all'interrogativo che connota la ricerca teologica contemporanea: dov'è Dio? Questo è l'interrogativo principale della teologia ai nostri giorni. Dov'è Dio? Insieme con l'altro, chi è Dio? E lo stesso interrogativo rivolto da un internato ebreo, sempre ad Auschwitz, a Elie Wiesel, intellettuale di origine ebraica, anche lui prigioniero nel lager, mentre insieme assistono all'impiccagione di un ragazzo nella piazza grande del lager, senza rendersi però conto, in quel momento almeno, che il posto di Dio è proprio in quel giovane impiccato. Questa domanda, dov'è Dio, ha imposto alla teologia di ripensarsi in termini più storico-salvifici che metafisici, per verificare se Dio non sia solamente e astrattamente l'essere in sé per sé, ma anche, e direi tangibilmente, l'esserci, cioè l'essere per, l'essere con, l'Emmanuele, come si legge in Isaia 7,14, il vivente che cammina insieme col suo popolo, come si evince da tutti i racconti biblici, dal Genesi all'Apocalisse. La riflessione teologica che ne è sortita ha avuto bisogno di rintracciare gli elementi utili per ricomprendere l'essere di Dio nell'orizzonte di una ontologia peculiare, pensata non soltanto in termini greci, esclusivamente metafisici, cioè, ma anche biblici e perciò relazionali ed esperienziali. In ambito cristiano, questa svolta relazionale ed esperienziale comporta delle implicazioni pastorali, tengono alla vita della Chiesa, implicazioni per la vita dei credenti, per la vita di tutti noi, della comunità ecclesiale, ma anche implicazioni e conseguenze esistenziali ed etiche nella vita di ogni essere umano in quanto tale. Infatti, possiamo dire che una teologia troppo debitrice di sé verso la metafisica, che da secoli induce a pensare Dio come l'idea iperuranea, alla maniera di Platone, o come un motore immobile e immoto, come Aristotele, cioè una teologia incapace di commuoversi e quindi di muoversi verso e con gli altri, ha avallato l'immagine di un Dio troppo al di sopra dell'uomo, atarassico e apatico, amabile nel migliore dei casi, ma non amante a sua volta. Nei secoli della modernità secolarizzata,
Un Dio così apatico e distaccato finisce per essere frainteso come un Dio disinteressato e distratto, lontano e inarrivabile, solitario e sempre più da isolare, insensibile e indifferente, o peggio ancora, sadico. Tutta la teologia dopo Auschwitz ha rischiato questo shock e questa disaffezione da un Dio non affettuoso. A partire da Hans Jonas, il quale con una lunga riflessione sviluppata da lui tra il 1961 e il 1984, e ha suscitato il problema della, come sappiamo tutti, della possibilità di una teologia dopo Auschwitz, dico a partire da Hans Jonas, filosofia e teologia si sono interrogate sull'impotenza di Dio, attribuendogli la possibilità della debolezza, della sofferenza, della mutabilità. Così il discorso su Dio ha cambiato i suoi connotati. Ma anche prima di Auschwitz, questa disaffezione ha avuto effetti deleteri e la stessa Shoah è stata il peggiore di questi effetti. Il drammatico compimento, potremmo dire, di ciò che nel XVIII secolo Immanuel Kant, che avremo modo di richiamare parlando di Guardini, Immanuel Kant, dico, aveva preconizzato sulla irrilevanza etica del dogma trinitario, ormai misconosciuto nel suo profilo agapico e travisato come un algido teorema algebrico. Per districarsi da questa situazione, o per meglio dire da questa condizione epocale, per ritrovare un Dio simpatico, l'espressione non è mia ma di Walter Kasper, un Dio cioè disposto a farsi carico delle sofferenze umane, a condividerle, per non fraintendere il mistero divino come un'astrusa formula algebrica, 1 più 2, 3, eccetera, eccetera, o come uno scioglilingua imbarazzante, diceva già Kierkegaard, un giochetto delle tre carte che non cambia la vita degli uomini, dico, per riuscire in tutto questo occorre riscoprire, ricollocare a fondamento della riflessione teologica il Vangelo dell'agape, il Vangelo cioè dell'amore reciproco, che rivela l'intima ulteriorità di Dio. Dio, nell'orizzonte della sua eternità, è ben altro e ben di più. E in rapporto con lui anche gli esseri umani possono riscoprirsi ben altro rispetto a ciò che hanno sperimentato in tragedie brutali come la Shoah e che continuano purtroppo a sperimentare di se stessi nella bruttura della violenza vicendevole, come sta avvenendo in questi giorni purtroppo, nella guerra scoppiata, nel nord Europa. Il discorso sulla sintassi, come dicevo, può dunque contribuire a dare risposta all'interrogativo che caratterizza la teologia contemporanea. Dov'è Dio? Per questo mi sono permesso di rievocare questo interrogativo, che in realtà anche altri ambiti della cultura contemporanea si pongono. Dov'è Dio? Questo discorso sulla sintassi è un discorso che comincia, come già sapete, in epoca patristica, con autori di prima grandezza come Basilio Magno e gli altri cappadoci, i quali spiegarono le relazioni intradivine affermando che ciascuno dei tre della Trinità è se stesso perché occupa un suo inalienabile posto, praxis in greco, affinché anche gli altri due abbiano un loro posto e siano perciò se stessi. È questo il senso della syntaxis agapico-trinitaria. Nella sintassi agapico-trinitaria, nella syntaxis divina, il syn, che in greco significa con, come sapete, il syn è il posto, è proprio la taxis di ognuna delle tre persone divine, da cui deriva la posizione delle altre due persone e che resta imprescindibilmente rapportato al posto delle altre due persone. Voglio dire che ciascuno dei tre ha un posto suo che non sia,
Cioè, non ha non occupa un suo posto che escluda la possibilità per gli altri di avere posto in riferimento a lui. Ciascuno dei tre non ha un suo posto che non sia appunto quel sium, quel con che li collega tutti e tre tra di loro. Il posto, la taxis, è proprio quel sium, quel con. Ecco perché possiamo e dobbiamo parlare non di tre luoghi divini, distinti, separati e incongiungibili, bensì di una syntaxis, di un insieme di luoghi. Questo antico discorso sulla sintassi agapico-trinitaria fa ancora oggi da inopinato perno a riflessioni scientemente ateologiche, o se vogliamo diversamente teologiche. Riflessioni come l'analitica esistenziale di Martin Heidegger, oppure come, più vicino ai nostri giorni, l'ontologia coessenziale di Jean-Luc Nancy. Cos'è difatti la filosofia politica di Jean-Luc Nancy, argomentata nel famoso saggio Essere singolare plurale? Interessante già il titolo, Essere singolare plurale. Cos'è, dico, questa sua riflessione teologica, pensata come una ontologia fondamentale in cui l'essenza costitutiva dell'essere è proprio il con, giacché per Nancy l'essere stesso è un con essere o un essere con. L'essere, ontologicamente parlando, per Nancy è sempre un essere con. Dico, cos'è questa sua riflessione filosofica se non una rivisitazione contemporanea e direi secolarizzata della dottrina patristica della sintassi trinitaria incentrata sulla valenza pneumatologica del con agapico? E direi anche, non si potrebbe dire ugualmente della filosofia dell'esistenza condensata da Heidegger attorno al concetto di Mitsein? Se avete presente il suo saggio capolavoro Essere e Tempo, il Mitsein messo da Heidegger a premessa del Dasein, l'essere con in tedesco, Mitsein, a premessa del Dasein, dell'esserci. Sono riflessioni filosofiche che nel Novecento e ancora in questo primo scorcio del XXI secolo prendono la lezione dei padri della Chiesa, a mio parere, e rimettono a tema anche e soprattutto il messaggio biblico in cui il Dio di Israele si preannuncia e si promette come il padre di Gesù. Pensate, a questo proposito alla valenza che c'ha Esodo 3, il capitolo 3 di Esodo. In Esodo 3,7, ho sentito il grido del mio popolo, me ne sono lasciato commuovere e mi sono deciso, mi muoverò per andare a liberarlo. E questa premessa porta alla rivelazione del nome stesso di Dio presso il roveto ardente in Esodo 3,14, in termini che dicono questo commuoversi e questo muoversi di Adonai nei confronti degli uomini e del suo popolo Israele in particolare. Non preoccuparti. Ci sarò io, Yahweh, il tetragramma. Ci sarò io. Sono interrogativi quelli che ora ho posto in riferimento al pensiero di Nancy, in riferimento al pensiero di Heidegger. Sono, dico, domande che aprono interessanti piste di ricerca, a mio parere. Noi però dobbiamo svolgere la nostra ricerca muovendoci sulla scia di Romano Guardini, il quale sulla Trinità non pubblicò alcun saggio monografico, almeno che io sappia, a parte un breve articolo del 1916 in cui argomenta che il rapporto che intercorre tra le persone divine costituisce, possiamo dire, la stoffa del mondo. Il termine non è precisamente di Guardini, Weltstoff in tedesco, è un termine usato spesso da Teilhard de Chardin, ancorché Teilhard de Chardin, come sapete, essendo francese, scriveva i suoi libri in francese. Non di meno parlava di Weltstoff, appunto di una stoffa del mondo, vale a dire,
dell'intreccio fra la trama e l'ordito di tutto quanto il reale, quello naturale e quello storico, fino alla realtà sociale in cui anche noi esseri umani siamo incardinati. Non per niente l'articolo di Guardini a cui sto alludendo si intitola Il significato del dogma del Dio trinitario per la vita etica della comunità. E non per niente l'editrice Morcelliana, traducendolo in italiano, l'ha incluso non a caso nel volume che raccoglie gli scritti politici di Guardini. Il titolo dell'articolo dimostra palesa l'intenzione di confrontarsi criticamente con l'opinione di Kant, il quale sul finire del Settecento, in una pagina del suo saggio sul conflitto delle facoltà, aveva scritto, sono parole di Kant, dalla dottrina della Trinità presa alla lettera non è assolutamente possibile trarre nulla per la pratica, anche se si credesse di comprenderla, tantomeno poi se ci si accorge che essa, la Trinità, cioè, supera ogni nostro concetto. Quindi una effettiva rilevanza pratica e perciò stesso etica della Trinità, del dogma trinitario. Guardini, dal canto suo, invece, osservava così. Alcune verità parlano facilmente al cuore e alla volontà. Altre sembrano più difficilmente accessibili e a queste appartiene anzitutto il fondamento della nostra fede, la dottrina del Dio trinitario. Non è raro, è già un riferimento implicito, un'allusione a Kant, non è raro imbattersi nella convinzione secondo cui tale dottrina trinitaria sia un principio astratto, lontano e distante dalla terra, al quale ci si deve senz'altro attenere, ma privo di molto significato per la vita reale. Perciò Guardini si proponeva, sono sempre parole sue, di mostrare quanto viva sia la relazione tra il più inavvicinabile di tutti i misteri e la nostra vita quotidiana. Insomma, egli, nell'articolo a cui mi sto riferendo, intendeva illustrare il dogma della Trinità come magna carta, così scriveva, magna carta del dovere e della dignità di ogni comunità umana. Il Vaticano II, mezzo secolo dopo, Guardini pubblica questo suo articolo nel 1916, il Vaticano II lo dirà ormai nel 1964 con la Lumen Gentium, dico mezzo secolo circa dopo, al numero 4 di Lumen Gentium, il Vaticano II avrebbe chiarito che è soprattutto la comunità ecclesiale a configurarsi iuxta Trinitatem, alla maniera della Trinità, dato che essa, la Chiesa, innanzitutto de Trinitate est, proprio la Chiesa proviene dalla Trinità, come si può dedurre dall'insegnamento di San Cipriano citato in quella pagina conciliare. Se la Chiesa scaturisce, e sto citando proprio San Cipriano, de unitate patris et filii et spiritus sancti, se la Chiesa viene dall'unità o dalla comunione agapica, è gioco forza che essa pure si strutturi come una comunità che obbedisce alla logica comunionale dell'agape trinitaria. Una logica questa in cui ciascuno dei tre occupa un proprio peculiare posto, non per accaparrarselo tutto per sé, bensì per far sì che gli altri due possano fare altrettanto. Guardini lo intuiva già in quei primi anni del secolo scorso, intravedendo un rapporto, sono parole sue, un rapporto tra il mistero della Trinità e la vita della realtà intera, nel fatto che le opere della creazione, della redenzione, della santificazione vengono attribuite in modo specifico alle tre persone divine. Che cosa sta dicendo con questa sua osservazione Rahner? Sta rievocando la teorica trinitaria tommasiana, che
che a questo proposito parlava più precisamente di appropriazione. Le opere nell'orizzonte dell'economia salvifica, le opere di vino sono le tre operazioni del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le operazioni divine rappresentano nell'orizzonte storico-salvifico la taxis economica, il posto che nell'economia si appropria e è appropriato ad ognuno dei tre della Trinità. Il ruolo, potremmo anche dire, che rispettivamente il Padre, il Figlio e lo Spirito svolgono nella storia della salvezza, senza con ciò escludere che tutti loro siano effettivamente coinvolti in ognuna di quelle tre opere. Per esempio, se il Padre crea, e appartiene a lui la creazione, il compito di creare, se il Padre crea, lo fa comunque per mezzo del Figlio suo. Non meno peraltro che dello spirito, come lo sappiamo bene, del resto afferma già il simbolo niceno-costantinopolitano. E per mezzo del figlio crea tutto quanto, le cose visibili e invisibili. Dal posizionamento di ciascuno dei tre nell'economia si può risalire alla posizione che ognuno di loro occupa in seno all'agape trinitaria, nell'orizzonte della eterna autoimmanenza divina, stando e rimanendo in relazione reciproca. Ma per contemplare appieno questa loro relazione agapica, occorre proiettarsi nella stessa autoimmanenza divina, lasciarsene coinvolgere, come accade al battezzato che, spiega Guardini, sa di essere figlio del Padre, fratello e sorella di Cristo, amico dello Spirito Santo. Dal rapportarsi del credente nei confronti di ciascuno dei tre si apprende la taxis di ciascuno di loro rispetto agli altri due e quindi il senso pieno della loro syntaxis, della loro sintassi. Non si tratta solamente di riferire analogicamente all'agape trinitaria ciò che sappiamo di noi, ma di sapere qualcosa dell'agape trinitaria e persino di noi stessi in relazione all'agape trinitaria, proprio per il fatto che siamo accolti e ospitati dentro il suo crogiuolo interrelazionale. Non riusciamo mai in realtà, avverte Guardini, sono ancora parole tue, non riusciamo mai in realtà a capire come l'uomo possa essere nella grazia partecipe della divinità e tuttavia rimanere creatura senza confusione alcuna. Riusciamo però a intuire che noi esseri umani, ora diventati fratelli in Cristo, siamo uniti da un inesprimibile legame divino. Si sottintende lo Spirito Santo. Questa unità che supera ogni affinità naturale è misteriosa ma reale. Sin qui le parole di Guardini. La riflessione teologica a questo punto, a mio parere, si raffina in speculazione mistica. Mi è capitato di leggere qualcosa di simile solo negli scritti di uno dei massimi spirituali del Novecento italiano, Don Divo Barsotti, non so se ne avete mai sentito parlare. Don Divo Barsotti, il quale in una pagina del suo libro principale, Il Signore Uno, si intitola quel libro, in una pagina di questo suo libro così annota. Sono espressioni che riecheggiano quelle che ho appena citato di Guardini. La nostra vita indubbiamente si distingue dalla vita di Dio, ma non se ne separa. È una partecipazione reale. L'assunzione della natura umana da parte del Verbo implica veramente una partecipazione di questa natura all'aspirazione dello Spirito Santo. E poiché siamo tutti una cosa sola nel Cristo, anche noi perciò partecipiamo a questa spirazione divina.
vedete che c'è il risucchio dell'uomo credente, del cristiano, del battezzato tramite il battesimo stesso dentro l'orizzonte agapico trinitario e perciò il suo coinvolgimento nel crogiuolo di relazioni reciproche tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Mentre noi siamo coinvolti in queste relazioni, ci rapportiamo a ciascuno dei tre come fra il figlio stesso a cui siamo associati in maniera particolare e perciò veniamo a conoscere qual è il posto di ognuno di loro nei confronti degli altri due. Questa è la rivelazione. La rivelazione è comunicazione di sé, cioè di Dio. Che Dio fa di sé a noi tramite Cristo Gesù e coinvolgimento di noi nella sua vita agapica. La rivelazione non è una dottrina da conoscere, da apprendere a memoria, ma un regime di vita a cui partecipare. E questo regime di vita è strutturato, organizzato relazionalmente, agapicamente, cioè secondo ben precisi luoghi. Tutti insieme tenentesi, che si tengono tutti gli uni con gli altri, formando appunto una syntaxis. Potremmo parlare di questo, potremmo comprendere meglio tutto ciò, la valenza teologica di queste affermazioni, quando giungeremo a parlare la settimana prossima della inversio analogie. Ma intanto possiamo subito rimarcare che la sintassi agapico-trinitaria per Guardini è archetipo della comunità umana. Archetipo per lui è una parola importante. Vuol dire modello. La agape trinitaria è archetipo della comunità umana, cioè suo modello costitutivamente principiale. E non semplicemente principale, suo modello principale, no, suo modello principiale che sta all'archè, al principio del vivere comune umano. Dunque un archetipo come principio fondante più che esemplare. Difatti, alla base della interrelazione tra le persone umane sta il medesimo atteggiamento, dice Guardini, di riservatezza e dedizione al contempo, la medesima dialettica di autoappartenenza e di autosuperamento che connota le relazioni agapiche sussistenti fra i tre della Trinità. L'autoappartenenza e la riservatezza costituiscono la taxis propria, specifica ed esclusiva di ognuno dei tre. Ognuno dei tre, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, è ciò che è e chi è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché ha per sé ciò che gli è proprio intimamente ed esclusivamente, cioè la sua stessa identità personale. Il Padre, la paternità, il Figlio, la figliolanza, lo Spirito, l'essere respirato dagli altri due. Ma questi tre, per aver luogo, per avere un posto in cui sussistere, si realizzano anche come autosuperamento e come dedizione. Sicché la taxis si rivela dinamicamente e vitalmente nella syntaxis, ossia nell'occupare un posto per prepararne uno anche agli altri, o nello svolgere una mansione per gli altri, in favore degli altri. Le persone divine esprimono quest'indole agapica. Solo il Padre è padre e, sottolinea Guardini, non è in alcun modo il figlio. Ma egli è se stesso, cioè padre, senza mai invadere il posto del figlio, proprio affinché il figlio possa esistere come tale. È padre solo lui, il figlio non è il padre, non lo sarà mai. Ma il padre è padre proprio perché ci sia il figlio, perché il figlio venga generato. Lo stesso vale per lo Spirito Santo, inconfondibilmente distinto, scrive Guardini in quel suo articolo, inconfondibilmente distinto dal padre e dal figlio. Ciò che ognuno non è, non risulta meno importante di ciò che ognuno è. Anzi, il
Il proprio non essere, il non essere di ciascuno, lascia spazio a ciò che gli altri sono. Il padre è padre, ma non è il figlio. E questo suo non essere il figlio è altrettanto importante del suo essere il padre, perché proprio questo suo non essere lascia spazio all'esistenza personale degli altri due. Questo personale atteggiamento di riservatezza insieme di dedizione è, per dirla alla maniera di Guardini, tipicamente polare. Significa che la riservatezza, tra avere senso autentico e non degenerare in solipsismo, deve oltrepassarsi nella dedizione. La dedizione, a sua volta, per non risolversi in dispersione, deve concentrarsi nella riservatezza. Dedizione e riservatezza stanno insieme oppure cadono insieme, si esibgono a vicenda. Così il padre è il padre e non è il figlio, ma è il padre proprio in quanto tutto dedito al figlio, al quale si cede in eredità. Lo ripeto, il padre è il padre e non è il figlio, ma è il padre proprio in quanto tutto si dedica, tutto si dona al figlio, cui si cede in eredità. Lo stesso vale nel caso del figlio, che è il figlio e non è il padre, ma è il figlio proprio in quanto tutto si consegna al padre. E ugualmente vale nel caso dello spirito, il quale è lo spirito e non è il padre neppure il figlio, ma è lo spirito proprio in quanto è dal padre e dal figlio, terzo rispetto a loro in quanto non esclusivamente del primo e non esclusivamente del secondo. Come se Guardini ci volesse far capire che lo Spirito Santo, che nei Vangeli e nel Nuovo Testamento viene di volta in volta chiamato in causa, ora come lo Spirito del Padre, ora come lo Spirito del Figlio, come lo Spirito del Cristo, proprio per il fatto stesso di essere dell'uno e dell'altro, ma non di appartenere esclusivamente all'uno e all'altro, e terzo rispetto a entrambi. Altrimenti sarebbe solo del padre e sarebbe una sua energeia, come dicevano alcuni padri della Chiesa. O come spiegavano, non è lo Spirito Santo i padri della Chiesa. Non è una semplice energia, una semplice risorsa personale del padre. È altro e terzo rispetto al padre e al figlio. Appartiene al padre e al figlio proprio perché appartiene a entrambi e non solo a uno di loro. Allora è terzo rispetto a tutte e due. Questo apparente gioco di parole non si ritrova, sì, le quali negli scritti di Guardini, ma è coerente alle premesse che si leggono nell'articolo sul significato del dogma trinitario per la vita della comunità. E soprattutto tutto ciò è coerente al suo Gegensatzsystem. È una parola tedesca da lui usata. Sistema del Gegensatz. Ora spiego che cos'è il Gegensatz. Un sistema che egli aveva cominciato a elaborare qualche anno prima di pubblicare quel suo articolo Trinitaria su cui finora mi sono soffermato. Nel 1914, infatti, Guardini aveva già pubblicato il saggio Gegensatz und Gegensätze. In italiano si può tradurre opposizione polare, Gegensatz, e opposti polari. Gegensatz è il plurale di Gegensatz, quindi opposizioni polari. In Italia la Morcelliana lo ha tradotto proprio con questo titolo, opposizione opposti polari a bozzo di un sistema della teoria dei tipi. Un breve saggio che anticipava le idee fondamentali che avrebbe poi lungamente e compiutamente esposto nel volume intitolato Der Gegensatz, l'opposizione polare. Come sottotitolo, quel volume ha Tentativi per una filosofia del concreto vivente, pubblicato nel 1925. Nel complesso, la Gegensatz Theorie
la teoria del Gegensatz, la Gegensatz Theorie guardiniana è una filosofia più che una teologia. Ed è una filosofia a impianto dialettico, un po' come tante altre elaborazioni filosofiche nella Germania e nell'Europa post-hegeliane. Hegel, con la sua dialettica, argomentata nella fenomenologia dello spirito, aveva imposto come una legge filosofica a tutti quelli che sono venuti dopo di lui. E perciò tanti si sono mossi in questa prospettiva dialettica al suo seguito. Pensatori come Schelling, come Schleiermacher, come Schopenhauer, Goethe, Kierkegaard, Nietzsche, oppure come Simmel, Driesch, Dilthey, Scheler, Hartmann, e ancora come Erik Peterson, e poi ancora Ebner, Buber. Oppure come un francese, come Bergson. Tutti questi autori possono essere, a mio parere, agevolmente inclusi, benché per motivi diversi, nel filone dialettico otto-novecentesco. Alcuni di questi pensatori saranno proprio quelli a cui farà riferimento, almeno implicitamente, nelle sue pagine Guardini. Tra questi autori è senz'altro da includere Carl Schmitt, storico e filosofo del diritto, collaboratore della rivista Die Schuldgenossen, alla quale lo stesso Guardini collaborava. Sulle pagine di quella rivista, il giurista, cioè Schmitt, teorizzava una sua teologia politica applicando il principio della coincidentia oppositorum. Al controverso rapporto tra autorità gerarchica e libertà individuale. E su queste tematiche Guardini, si confrontò con lui più volte, amichevolmente ma anche criticamente. In ambito più specificamente teologico, questo tipo di riflessione dialettica veniva ripensata sotto una cifra cara a Henri de Lubac. E per l'influsso di Kierkegaard, di forte impatto anche per alcuni tra i maggiori teologi protestanti contemporanei, la legge del paradosso, così la chiama Henri de Lubac, che a sua volta Karl Barth farà valere nella sua teologia dialettica e che Paul Tillich, lo dico alla tedesca perché era tedesco, ma poi se ne andò negli Stati Uniti e quindi possiamo anche dire Paul Tillich, dico Paul Tillich riprenderà questa logica del paradosso, questa logica dialettica, riformulandola come metodo della correlazione. Ma possiamo anche fare riferimento in realtà ad altri autori. Siccome ha ricordato il professore Liegi, a me piace molto fare una lettura teologica della letteratura contemporanea. Uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, del primo Novecento, il siciliano come me, Luigi Pirandello, studiando a Bonn, apprese il valore, l'importanza di questa logica dialettica, di questa impostazione di lettura dialettica del reale, della realtà tutta quanta. E la assorbì nella sua opera letteraria, scrivendo nel 1908 un saggio significativamente intitolato L'umorismo. E l'umorismo, secondo Pirandello, obbedisce alle stesse leggi dialettiche che saranno proprio quelle della opposizione polare di Romano Guardini. Si potrebbe fare una lettura tra l'umorismo letterario di Pirandello e l'opposizione polare filosofica e teologica di Guardini. Peraltro, Guardini scrisse importanti, belle, interessanti pagine anche sul valore dell'umorismo come espressione di una lettura, polare della esistenza. In ogni caso, il paradosso per Guardini non costituiva una semplice contraddizione, bensì una opposizione polare, in tedesco appunto Gegensatz, opposizione polare. Con tale termine Guardini indica il meccanismo che soprassiede a tutta la realtà in cui l'uomo si trova a vivere, per ciò che essa è e per come essa può essere conosciuta. Lo ripeto, per ciò che la realtà è e
ontologicamente e per come la realtà può essere conosciuta gnoseologicamente. Per Guardini la realtà è sospesa e sostenuta sempre tra due poli, distinti e differenti, che però si richiamano a vicenda, essendo appunto dei poli, possiamo dire come il polo nord e il polo sud. La realtà, infatti, non è da pensare in termini statici o fissi, bensì in termini dinamici. Ciò che, benché sia essenzialmente radicato nell'essere, è pur sempre un processo. Ciò che è, vive. Ecco perché l'ente esistente deve essere sempre considerato come un concreto vivente e il pensiero che al concreto vivente si riferisce deve costituirsi come una filosofia della vita che coglie e studia la complessità di ciò che esiste e vive. Filosofia della vita. Questa è la proposta fondamentalmente di Guardini. A questo proposito, lo stesso Guardini scrive così: davvero, è una citazione che traggo da Der Gegensatz, da quel saggio importante del 1925 sulla opposizione polare. Davvero la vita si esperisce come qualcosa che racchiude in sé tanto l'uno che l'altro polo, come un'essenza, come un processo. Entrambi devono esistere insieme, l'essenza e il processo. L'essenza è ciò che rimane immutabile e fondamentalmente sempre uguale a se stessa, ciò che è una volta per sempre, l'essenza. Il processo è invece ciò che diviene continuamente, ciò che è in movimento. Entrambi devono esistere insieme. Questa proposizione verrà tutta prima sentita come un aggrovigliato paradosso, egli osserva. Lo è, difatti. La vita è per essenza un paradosso. I poli della realtà stanno in tal modo l'uno accanto all'altro che ognuno, secondo il suo significato, si stacca dall'altro, esclude l'altro. E urta tuttavia nell'assurdo se non riconosce in se stesso l'esistenza di quell'altro e non la fa emergere. Quindi ogni polo dell'esistenza è se stesso, tanto che si mantiene distante rispetto all'altro, si mantiene distante per distinguersi, per non confondersi con l'altro polo, e tuttavia non può che rimanere in riferimento con l'altro polo e addirittura non può che riconoscerlo come una parte costitutiva di sé, come già in se stesso, altrimenti esso stesso non può esistere. Se non esiste come polo, ognuna delle dimensioni costitutive dell'essere e dell'esistenza non può essere e non può esistere. Questa è la concezione polare del reale che Guardini ha. Così il Gegensatzsystem si caratterizza al contempo come una gnoseologia generale e come una ontologia fondamentale. Le somiglianze con altre filosofie della vita coeve a Guardini sono evidenti, ma vorrei far notare che la tradizione di pensiero a cui Guardini si ricollega esplicitamente nell'elaborare la sua teoria degli opposti polari è ben più antica rispetto alle filosofie della vita novecentesche. Si tratta cioè del pensiero, come lui lo chiama, platonicamente ispirato. Mi piace sottolinearlo e farlo evidenziare ai vostri occhi, alla vostra attenzione, perché il pensiero platonico è quello poi preso in considerazione, battezzato, cristianizzato dai padri della Chiesa. Quel pensiero, cioè, che porta alla prima elaborazione teologica e poi dogmatica dell'agape trinitaria. L'idea dell'opposizione polare si ritrova già nel cuore della meditazione filosofica di Platone e si può far risalire addirittura, dice Guardini, alla lezione socratica che le sta a monte. Guardini tra i suoi libri ha un testo fondamentale dedicato tutto a Socrate, o più precisamente ai dialoghi sulla morte di Socrate, scritti ovviamente da Platone, e quindi è un saggio sulla filosofia platonica di matrice socratica. Orbene, nel Fedone,
Secondo Guardini, Socrate, ormai prossimo a morire nel carcere ateniese, spiega ai suoi discepoli la dottrina dei contrari. Tutto esiste a partire in forza di una dialettica intrinseca al tutto e svolgendosi tra opposti che sono e possono essere tali soltanto se intesi polarmente, cioè sempre in reciproca relazione, come l'uno dipendente dall'altro e viceversa. Gli esempi rintracciati da Guardini nelle pagine di Platone sono molti. Il maggiore nasce dal minore, per esempio, e il minore nasce dal maggiore. Il più forte dal più debole e viceversa. Ugualmente il più veloce dal più lento. Il peggiore dal migliore. Il separato dall'unito. Come vedete, sono tutti, come dire, sono tutte aggettivazioni, sono tutti aggettivi relativi. Maggiore e minore. Non si può parlare di un maggiore se non si tiene conto di un minore, e viceversa. Si tratta di contrari che, contrapponendosi vicendevolmente, sembrano però anche escludersi gli uni gli altri. Tuttavia, essi derivano in verità l'uno dall'altro. Da qui la paradossalità di queste opposizioni, che logicamente si contrappongono, ma che potrebbero, scusate, non potrebbero farlo seppure non si esigessero realmente a vicenda. Si oppongono, certamente, ma se non si esigesse, se non si reclamassero, diciamo così, a vicenda, essi non potrebbero neppure contrapporsi. Vedete qual è la logica costitutiva del reale? Guardini ricava dalla lezione socratica registrata da Platone il metodo per poter intendere l'essere non soltanto nella sua stabilità ontologica, strutturale, diceva Guardini. Guardini opponeva alla base di tutto il reale come prima polarità fondamentale la opposizione polare tra struttura e atto. La struttura è la stabilità ontologica dell'essere, ma questa si oppone allo stesso tempo, reclama anche un certo dinamismo vitale che Guardini chiamava appunto atto, struttura e atto. La dottrina degli opposti, insomma, rappresenta il tentativo di rendere conto del divenire nel suo rapporto con l'essere. Se è vero che tutto è in movimento, non è meno vero che tale movimento presuppone un fondo stabile. Il divenire non può svilupparsi se non nell'orizzonte inamovibile dell'essere. Il fenomeno non può esserci se non a partire da un fondamento. Ciò significa che c'è un nucleo di essere dietro i fenomeni del divenire, c'è un nucleo di esistenza dietro i fenomeni della vita. Uso questa parola fenomeno perché Guardini è anche uno che si può mettere nell'ambito, collocare nell'ambito della fenomenologia contemporanea, interlocutore di Husserl e interlocutore di Max Scheler e di altri autori importanti della fenomenologia novecentesca. In questa prospettiva, Guardini avverte, già in Platone bisogna rintracciare un particolare significato degli opposti che faceva Platone con la sua ontologia, con la sua metafisica. Metteva insieme scuole diverse, da una parte quella di Parmenide, dall'altra parte quella di Eraclito, da una parte quella dell'essere fondamentale, dall'altra parte quella del divenire dell'essere. Benissimo, lui metteva insieme così. Allora, si tratta di chiarire che cosa siano queste opposizioni. Per Guardini si tratta di opposizioni apparenti che mai si irrigidiscono nei termini della contraddizione. Contraddizione nel suo tedesco si dice Widerspruch. Orbene, lui dice l'opposizione non è una contraddizione insanabile, è piuttosto una dualità e una opposizione duale.
Il segreto per comprendere correttamente le opposizioni e per distinguerle dalle contraddizioni è di chiarire la natura del rapporto che unisce mentre li distingue gli opposti. Essi sorgono gli uni dagli altri. Ma il sorgere in questo contesto indica non certo un processo di tipo fisiologico generativo, bensì una gradualità qualitativa dell'essere. Attenzione, questo è importante per riportarlo poi alla Trinità, una gradualità qualitativa dell'essere. Cosicché ammettere che il minore nasce o sorge dal maggiore significa che la stessa cosa ha gradi di essere diversi e cangianti, varie misure, prima più esigue e poi più grandi. Questa interpretazione del sorgere permette di affermare anche un'eventuale viceversa. Non soltanto il minore sorge dal maggiore, ma anche il maggiore dipende dal minore. È importante questo. Non soltanto il minore sorge dal maggiore, ma anche il maggiore sorge dal minore. E questo è quello che accade poi dentro la sintaxis agapico-trinitaria. Mi pare importante perciò far notare questa matrice platonica del pensiero guardiniano, perché si tratta della medesima matrice filosofica presa in consegna dai padri della Chiesa, valorizzata e rivisitata in chiave teologica, fino a costituire appunto un filone di pensiero platonico cristiano che, partendo da Agostino di Ippona in particolare, giunge proprio a Guardini. In questa prospettiva, l'opposizione polare viene pensata da Guardini come una specie particolare di relazione. Attenzione, l'opposizione polare è una specie particolare di relazione, così come le relazioni agapico-trinitarie sono delle particolarissime relazioni. Neppure sono delle relazioni come le possiamo intendere ai nostri giorni noi, certo, analogicamente, ma fino a un certo punto. Sono delle peculiarissime relazioni, quelle che intercorrono tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nell'agape trinitaria. Orbene, l'opposizione polare per Guardini è una specie particolare di relazione, al cui interno gli elementi coinvolti nella relazione si escludono e si includono allo stesso tempo. O più precisamente, si distinguono senza mai distanziarsi, così come avviene fra i tre della Trinità. Nell'opposizione polare il significato e l'identità di ciascun elemento si pone di fronte a ciò che è e significa l'altro. Ha una sua propria autosufficienza, ma non la rivendica a prescindere dall'altro. Ciascun elemento, isolandosi dentro i confini del proprio significato e della propria identità, finisce nell'astratto, diventa un concetto limite che non esiste, dice Guardini, in concreto, e perciò può essere sì pensato puramente, concettualmente, ma rischia di rimanere astratto, di sfociare nell'assurdo. Se vuole rimanere possibile, ontologicamente, logicamente, anche l'altro elemento deve essere affermato insieme ad esso. Essi, dicevo già prima, cadono o stanno insieme in reciproco rapporto. Ciò che Guardini chiama opposizione polare è proprio questa relazione, implicante esclusione e inclusione, alterità e somiglianza, pluralità e unità, distinzione e unione. Non dunque, sono parole sue, pura esclusione, sarebbe contraddizione. Non pura inclusione, sarebbe identità e confusione. Piuttosto simultaneamente relativa esclusione e relativa inclusione. Le potenzialità teologiche di questa impostazione filosofica sono molto promettenti, sia in chiave trinitaria, sia in prospettiva antropologico-teologica. Non di meno, al netto della coerenza interna del sistema degli opposti, rimane aperto proprio il problema della sua applicabilità al rapporto tra Dio e l'uomo. In chiave trinitaria,
lo diremo tra poco in conclusione di questa mia riflessione, in chiave trinitaria noi possiamo ricavare una certa plausibilità della opposizione polare guardiniana, ma in chiave antropologico-teologica c'è un problema che si impone con maggiore evidenza alla nostra attenzione. Difatti, ci possiamo chiedere se il rapporto tra Dio e l'essere umano costituisca o meno una polarità. È una polarità il rapporto tra Dio e l'uomo, tanto che Dio possa essere inteso come una sorta di grande opposto rispetto all'essere umano. Può Dio, ancorché grande, essere coinvolto in un rapporto di opposizione all'uomo, tanto da esserne condizionato? Può dipendere dall'uomo, giacché nell'opposizione polare ogni polo dipende ugualmente dall'altro. Può Dio dipendere nella sua esistenza dall'esistenza dell'essere umano? Per rispondere a questi interrogativi conviene fornire, come dire, un correttivo o un additivo cristologico, se così posso dire, alla logica polare. Però questo correttivo non lo propongo da me stesso, lo ricavo pur sempre da Guardini. Difatti, se si confronta il commento che Guardini scrisse sull'Oros di Calcedonia in un suo articolo sul significato del dogma, Das Dogma, è l'articolo del 1940, dico, se si legge questo suo articolo, ci si accorge che nel suo pensiero l'opponibilità polare e il mistero dell'incarnazione del Figlio Eterno di Dio si richiamano a vicenda. Guardini sembra interpretare polarmente l'evento dell'incarnazione, il quale evento del resto emerge come una sorta di analogatum princeps, in riferimento al quale comprendere, intendere il costituirsi logico di ogni altra opposizione polare. Secondo lui, il Concilio di Calcedonia, quando afferma che l'unico e medesimo Cristo è due nature unite fra loro senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, dichiara che in Cristo l'unione tra le due nature è di tipo peculiare. Questo è il segreto, direi cristologico, per avere anche un'applicazione teologica dell'opposizione polare. Trova l'opposizione polare, insomma, per farla breve, il suo canone principale, il suo paradigma archetipico nell'incarnazione, nel mistero della incarnazione. Questa unione tra le due nature non si ottiene allo stesso modo in cui i due numeri sono ridotti a un comune denominatore, ma piuttosto come quando si raggiunge un equilibrio tra due impulsi contrapposti, ottenendosi così una tensione viva, una tensione che mantiene l'equilibrio e che serve da fondamento ai due impulsi. Voglio dire, l'unione delle due nature in Cristo è di tipo ipostatico, personale. Attenzione, quando diciamo l'unione tra la natura divina e quella umana in Cristo, non stiamo parlando della natura, dell'unione di due nature in realtà, ma dell'unione della natura umana alla persona divina. Ecco perché si chiama unione ipostatica. In un certo senso c'è da registrare una asimmetria già all'interno del mistero dell'incarnazione. Non sono due nature che si giustappongono come tali, l'una corrispondente all'altra, è piuttosto una natura ancora impersonale, quella umana, che viene anipostatizzata, che viene impersonata perché unita nella persona del Cristo, la quale è di natura divina. Questo è importante. Fa sì che la relatività si trasformi in autentica relazionalità. Perciò i poli che sono relativi semplicemente gli uni agli altri, nel caso del rapporto tra Dio e l'uomo, che viene impersonato da Cristo Gesù, Verbo incarnato, in quel caso la relatività dei poli della divinità e dell'umanità diventa una peculiare relazione.
si traduce in vera e propria relazionalità. Questo è, a mio parere, un tratto della riflessione guardiniana da sottolineare, se vogliamo valorizzare la sua posizione polare in questa, teologia della sintassi divina. Emerge il costitutivo risvolto teologico della Gegensatztheorie. L'opposizione polare non sintesi di due momenti in un terzo, non è una mescolanza in vista di un pareggio, sono tutte espressioni sue, ma queste espressioni riecheggiano proprio la lezione di Calcedonia. L'opposizione polare, dice Guardini, non è una mescolanza, è senza mescolanza o senza confusione, inconfuse, è uno dei famosi quattro avverbi di Calcedonia per spiegare la verità della incarnazione del verbo. Certamente, concludo per oggi, certamente la logica del Gegensatz non può essere immediatamente applicata al rapporto tra Dio e l'uomo. E tuttavia, essa si può ricondurre a questo rapporto tra Dio e l'uomo, per fare una scoperta fondamentale. È proprio il rapporto tra Dio e l'uomo, portato a compiutezza e compimento nell'incarnazione del Verbo eterno, quindi è proprio il rapporto tra Dio e l'uomo impersonato in Cristo, è proprio questo che fa da paradigma alla opposizione polare. Attenzione, l'opposizione polare rimarrebbe senza possibilità di essere valorizzata in campo teologico, rimarrebbe un bel sistema filosofico se non scoprisse il suo canon pisteos, potremmo dire, con i padri della Chiesa, con Nicea, con Costantinopoli, il suo canone fondamentale, il suo paradigma fondamentale proprio nella incarnazione, nel mistero cristologico della incarnazione. Ma a questo punto, nel sistema degli opposti polari, emerge questa importante asimmetria che permette al sistema polare stesso di valere anche nel rapporto tra Dio e l'essere umano. Concludo con questa annotazione. Il rapporto tra Dio e l'essere umano viene pensato da Guardini secondo uno schema, direi, tipicamente platonico-cristiano o anche agostiniano. Exitus a Deo et reditus in Deum. Uscita da Dio e ritorno a Dio. Guardini ragiona su questo schema ex parte hominis, da parte dell'uomo, al modo di Agostino, considerando l'espressione dell'anelito dell'essere umano verso il Dio da cui proviene, verso cui tende. Si tratta di rilevare la piccolezza dell'uomo, la quale tuttavia non è confinata in se stessa, ma radicata nella grandezza di Dio, che costituisce, lui dice, il donde e il verso della creatura umana. La creatura umana non esiste da sé, ma da Dio e per Dio. È il donde, da dove viene? Da Dio. È il verso, verso dove va l'uomo? Verso Dio. Il donde del Dio, dell'uomo rispetto a Dio, scusate, costituiscono quelle che possiamo considerare le dimensioni antropologiche teologicamente orientate. Lo ripeto, le dimensioni antropologiche, il donde e il verso, da dove viene l'uomo, verso dove va l'uomo, le dimensioni antropologiche teologicamente orientate. A queste dimensioni teologiche antropologicamente situate, ex parte di Dei, dalla parte di Dio, si contrappongono polarmente altre due dimensioni che potremmo definire o considerare come le dimensioni teologiche, antropologicamente situate, quella del dentro e del sopra, di Dio rispetto all'uomo. Ci sono due dimensioni o due polarità antropologiche rivolte a Dio, donde e verso. Ci sono due dimensioni teologiche antropologicamente situate, dentro e sopra, alla storia o alla esistenza degli uomini. Se
Si tratta stavolta di dimensioni propriamente divine, rappresentano il posizionarsi, il prendere una taxis ben precisa di Dio rispetto all'essere umano. Il dentro costituisce l'interiorità, vale a dire l'intima prossimità di Dio stesso all'uomo, il suo provvidenziale rendersi presente nella storia personale dell'uomo. Il sopra invece costituisce l'altezza, ossia la trascendenza divina, la sua sovrana alterità rispetto all'essere umano. Come vedete, c'è un'asimmetria, la simmetria fra dentro e sopra. Se ci fosse simmetria tra queste polarità, noi dovremmo dire dentro e fuori, e dovremmo dire sopra e sotto. Ma Dio non può stare dentro e fuori allo stesso tempo, perché è Dio. Sta dentro alla storia degli uomini perché agapicamente si muove e si commuove nei confronti di Dio, degli uomini e non può atarassicamente rimanerne a parte, disinteressarsene. Ecco perché il dentro soltanto vale, ma anche sopra. Dovremmo dire simmetricamente sopra e fuori. Scusate, sopra e dentro, ma sopra e sotto, scusate, ma Dio non può per definizione stare al di sotto dell'essere umano, perché è trascendente, altro rispetto a lui, signore rispetto a lui. Ecco allora che asimmetricamente Dio è nei confronti dell'uomo, polarmente, proprio colui che sta al di sopra, godendo della sua trascendenza, ma anche dentro, cioè realizzando la sua prossimità nei confronti dell'uomo. Non so se sono riuscito a dire l'importanza di queste asimmetriche dimensioni, antropologiche teologicamente orientate e teologiche antropologicamente situate. Per questo motivo Dio è al di sopra dell'uomo, ma pure dentro la sua vicenda, grazie a questa asimmetria polare, che è quella specificamente guardiniana. La polarità tra le dimensioni divine non si risolve così in contraddizione. Sarebbe contraddittorio parlare di un dentro e fuori di Dio rispetto all'uomo, o è dentro o è fuori. Ed è dentro, per amore, è dentro le vicende degli uomini. Sarebbe contraddittorio parlare di un posizionarsi di Dio sopra e sotto dell'uomo. Dio o è sopra per sua natura, o è sotto, cioè di meno dell'uomo, ma non è di meno dell'uomo, è sopra, è trascendente. E tuttavia oltrepassa la propria trascendenza traducendola asimmetricamente in questo essere dentro la storia comune degli uomini. Questo è il sistema della opposizione polare, valorizzato a mio parere teologicamente, a partire dalla proposta di Romano Guardini. Io però, permettetemi di rubarvi ancora un qualche minuto. Prima di chiudere, vorrei raccontarvi perché sono entusiasta di quello che ho appena sentito stamattina. Certo che è una cosa soggettiva, però ci aiuta forse a cogliere aspetti che non so se nel vostro ascolto sono emersi e ve li dico con due piccolissime battute. La prima, la gioia di scoprire una profonda consonanza tra quello che il professor Naro ci ha detto e quello che ho cercato di scrivere scrivendo sulla sintassi. E questa profonda consonanza la metto in luce raccontando le asimmetrie. Sono contentissimo di come il professor Naro ci ha aiutato a leggere l'asimmetria che c'è tra dentro e sopra. Ma abbiamo tutti notato come prima di raccontarci questo, il professor Naro ha messo in luce la simmetria che c'è in Gesù tra la persona divina che assume la natura umana. Il Concilio Costantinopolitano II ci ha insegnato che in Gesù non c'è persona umana. Alla lettura di qualche teologo, questa affermazione del Concilio suona bizzarra, tant'è che i teologi olandesi contemporanei hanno cercato di ribaltare la cosa in qualche modo. Certo, Leggerla, Schoenberg,
Soprattutto, certo. Leggerla con la logica della simmetria aiuta a recuperare un aspetto del mistero cristologico che non toglie niente alla sua piena umanità, no? E mi permetto di segnalarvi che nel mio libro sulla sintassi trinitaria, un paragrafo di quel terzo capitolo a cui facevo riferimento la volta scorsa, proprio di questo tratta. Quindi mi piace far risuonare questa profonda consonanza con quello che diceva il professor Naro. Ma soprattutto mi piace raccontare che io, può sembrare buffo quello che vi sto per dire, ma volontariamente lo dico, io che la sintassi so che cos'è, no? Questo possiamo darlo per assodato, vi fiderete di questo fatto, no? Allora, io che so che cos'è la sintassi, ho sentito il professor Naro parlarne stamattina come se fosse la prima volta per me. E vi faccio intuire che cosa voglio dire e poi eventualmente martedì prossimo ci torniamo. Nel senso che la lettura che ce ne ha offerto il professor Naro, e cioè ogni persona della Trinità occupa un posto per prepararne uno alle altre. Oppure, splendido modo di raccontare la sintassi, un regime di luoghi che si tengono insieme. Ognuna delle persone della Trinità occupa il proprio posto e da qui deriva il posto delle altre due. Allora, queste sottolineature e questo modo di parlare della sintassi, che poi, come diceva il professor Naro, non si limita alle relazioni interne tra le persone divine, ma chiama in gioco il posto di Dio nella relazione col creato e viceversa. Questo, e lo confesso pubblicamente e ne sono felice, e anche solo per questo io potrei concludere qui il seminario e dire il risultato l'abbiamo, l'ho raggiunto in prima persona personale. Questo modo di parlare della sintassi per me è nuovo. Non sono nuovi i concetti che dentro ci stanno scritti, ovviamente. Occupandomi di teologia trinitaria è ovvio che su queste cose spesso sono tornato, ma la capacità di legarla in maniera così stretta alla realtà e al paradigma della sintassi è una cosa, e lo confesso, che finora non ho mai messo al centro, perché parlando di questo paradigma al centro ho messo qualcos'altro, cioè quella taxis letta come un ordine di, tra virgolette, precedenza del padre rispetto al figlio e allo spirito. Ma non è l'unico modo di leggere la taxis, e il professor Naro credo che stamattina splendidamente ce lo ha consegnato.